Allora, un approccio al match finalmente di quelli intensi fin dall'inizio, non che tutte le volte come le ultime, almeno le ultime due, che bene o male se eravate voi a rincorrere, non il contrario. Questa volta siete partiti decisi subito. Certo, avevamo parlato su di quello in settimana, il coach ci aveva detto che dovevamo fare una partita molto, molto completa dall'inizio alla fine, no? non come queste altre partite che abbiamo giocato. No, sì, le abbiamo vinte, ma forse non abbiamo stato bravissimi, no? Oggi secondo me abbiamo fatto una grande gara contro una grande squadra, perché anche loro stavano andando molto bene e sono venuti qua a Biella a vincere la partita, e cioè, abbiamo fatto fatica, però sempre siamo stati bravi a essere sempre sopra di loro, e quello ci ha dato la partita alla fine. Che cosa vi ha permesso di, bene o male, non cadere mai, cercare di rimanere sempre lì? Vabbè, a parte quel 5-13 che poi di fatto avete recuperato con un parziale di più 16, quindi voglio dire. Sì, la difesa, no? Come sempre. Noi, secondo me, la nostra identità è la difesa, no? Ci lavoriamo tanto in settimana, ce la mettiamo tanto. E dopo in partita è quello che ci dà la fiducia per andare in attacco tranquilli e per cercare di fare bene in attacco, no? Comunque secondo me è una buona partita dove siamo stati bravi, e adesso bisogna sempre pensare alla prossima. Senti, la tua intesa con Pullen, che più di una volta avete fatto delle cose proprio, poi Pullen è una bella visione di gioco. Sempre, tu comunque ti trovi sempre spesso al posto giusto, al momento giusto, fai delle. Sì. Vi viene bene anche l'allenamento, le provate molto spesso? No, allora lui me l'aveva detto, in partita a volte parliamo, e oggi me l'ha detto, no? Che me la voleva tirare su la palla, e abbiamo cercato. Sopra il canestro. Sì, sopra il canestro. Su nel senso di fare canestro o di fare schiacciata? No, per fare la schiacciata, non per fare la lì. Okay. E allora io quando ho visto che lui ruba la palla, iniziato a correre tutto quello che ho potuto per farlo, perché sapeva che lui me la butterebbe, no? L'avrebbe buttata. Passerebbe la palla. E è stato così, no? Lui ha buona visione di gioco, ma sempre cerco di cercare la palla, no? Senti, ma quindi Pullen parla in campo. Come? Pullen parla in campo. Sì. Perché sembra imperturbabile. No, lui non si vede forse, perché viene da fianco a te, te lo dice su all'orecchio, diciamo, e ti parla, no? Sì. Ok. Senti, cosa avete sofferto di più invece di Bologna? No, quello. C'è qualcosa in particolare? Sì, quello che già sapevamo, no? Loro giocano tutta la partita pick and roll. Secondo me oggi i lunghi. Abbiamo dovuto correre tantissimo, perché loro giocavano tanto pick and roll e tanto con Poeta, no? Che c'ha la palla tanto tempo in mano, noi dobbiamo uscire, ritornare, quello è stato difficile per noi, però penso che siamo stati bravi, e loro sono una squadra fisica e atletica che abbiamo dovuto stare bene per tenerli, no? Perché veramente loro sono una squadra tosta. Ok, io ti ringrazio molto. Grazie. Complimenti. Grazie.